Bella a tutti ragazzi, qui è Tola Fra che vi parla. Oggi sono in compagnia del mio amico Steven Swex, o Stefano. Bella a tutti. Ecco, abbiamo iniziato una nuova serie su Minecraft, questa serie in cui imito, diciamo, alcuni youtuber inglesi e faccio una build challenge. Vi spiego in breve le regole, abbiamo 10 minuti di tempo per realizzare ciò che ci viene detto, diciamo, dalla sfida. La sfida del giorno è costruire delle montagne russe in 10 minuti, poi le proviamo, io provo la sua e lui proverà la mia e voi nei commenti mi direte un po' cosa ne pensate della serie, magari lasciate un like e iscrivetevi al canale. Possiamo metterci sulla griglia di partenza, io tra poco... Prenditi lì. Sì, io vado qui a destra. Faccio partire il tempo. Qui abbiamo la nostra area delimitata da cui non possiamo uscire. Possiamo partire tra 3, 2, 1. Il tempo è partito. Ora abbiamo 10 minuti per costruirci le nostre montagne russe. Ok. Molto bene, allora. Tanto io ragazzi vi parlo un po' del mio canale. Ho appena bandito un contest in cui il vincitore riceverà una gift card e una sponsorizzazione gratuita. Per partecipare dovrete creare un intro che sia abbastanza carina. Se io la ritengo abbastanza ottima, ritengo la vostra intro abbastanza ottima, potrei utilizzarla per il mio canale. Voi vincereste il contest. Tanto io sto qui, non so cosa sto facendo. Ok. Vado un po' a naso. Il pulsante. Tanto vi dico che qui c'è il mio amico Stefano, però magari build challenge in futuro potrete farla anche voi con me. Adesso inizio con lui perché lo conosco di persona e ok, perfetto. E quindi mi è più comodo. Poi magari se la serie vi piace e se l'idea appunto vi garba, potrei tranquillamente farla anche con voi, sempre mettendoci d'accordo. Comunque non è un problema. Allora. No, porca miseria. Qui non so cosa sto facendo, non so. Tanto è passato 1 minuto e 40 all'inizio di questa prova. Ostis. Diamo un'occhiata al suo lavoro. Oh, inizia già con una super salita. Sbirciamolo. Oh, don't look. Facciamo una cosa molto poetica. Mentre io punto più sulla tortuosità del terreno qua. È italiana quella parola lì. Ah, non lo so, probabilmente è giapponese, però utilizziamola nel nostro vocabolario. What happened? WDOD became the hillest. What happened? Vi chiedo scusa ragazzi se non parlo molto, però sono abbastanza concentrato sulla prova. Capite anche voi che in 10 minuti non è che si possa realizzare quel granché, però comunque io ci provo. E così anche il mio amico Stefano. Tanto proviamo qua. Buona, perfetto, perfetto. Ma tu per dare energia alle rail, Sì. cos'è che usi? Uso la redstone. Ma la torcia. Sì, la torcia di Oh, redstone. come sei antico. Tu cosa usi? La leva? Ah. Molto più comodo. Ora cosa Sì. facciamo? Ma la torcia è più faiga. È più Vabbè, swag. vedremo alla fine. Oddio, qui si sta facendo sera. Porca trota. No, di già. Sì, ma tranqui che adesso setto io il tempo qua. Vediamo, Oh, sto scrivendo in maiuscolo. Ok.
Vediamo cosa posso fare di artista. Ti ricordo che deve funzionare, prima di tutto. Sì. Madonna ragazzi, che spettacolo. Invasione di campo, no? In realtà io non potrei superare quella mini barriera lì. Scusate se uso questa distanza di rendering abbastanza scabrosa, solo che ci ho aperto il server Amaci e non so quale altro programma, per cui mi laggerebbe anche il Cristo. Facciamo le cose. Vai. Ecco, perfetto. Tu hai già fatto partire il carrello? No, però ah. C'è già provato. Ah, sembrava un carrello quel. Io invece vado sul sexy. Yuppie, prendo fuoco, molto bene. Ma tu sai se ci sono ancora i fuochi d'artificio qua? I fuochi d'artificio? Su Minecraft? Sì. Li avevano inseriti a inizio anno, adesso non so se ci siano. Bah, sono un io po'. Io sento la mod dei fuochi d'artificio. No, sì, c'era la mod, ma l'avevano anche inserito come items. Ah. Boh, vabbè, vediamo qua adesso. Sono bloccatissimo. Molto bene, molto molto male. Molto bene, molto molto male. Fino a qua ci arriva. Poi qua non cade. Porco mondo schifoso. Che io ormai sono sono sulla retta via. Ah, innanzitutto suggeritemi magari nei commenti che prossime build challenge volete. Potete dirmi qualsiasi cosa. Io ad esempio le più comuni sono, non so, casa sull'albero, oppure che ne so, casetta, giardino. Ah, cos'è che hai detto? Giardino, sì, so. Un giardino, però ditemi voi quello che volete, potete andare anche da, che ne so, da un pene di un maiale a quello che volete, adesso scegliete voi la sfida. Ma c'ho la musica di Minecraft che mi sta spaccando le orecchie, che dure. Spegnila. Fatto, oh, che tranquillità. Perché in Minecraft non mettono tipo delle musiche più originali, che ne so, stile? Oddio, sono già 7 minuti e 37, stavo perdendo di vista il tempo. No, giurati già. Sì, mancano praticamente 2 minuti. Porca miseria. Siamo messi molto male. Sei messo male? Io sì. Ma sì, al massimo ti do qualche secondo, proprio 3 secondi di extra bonus. Sono gentile. Molto bene. Sì, beh, se hai bisogno di fare qualche altro ritocco, qualche ultimo ritocco, tranquillo. Non sono sicuro di quanta spinta diano queste rotaie qua, per cui cerco sempre di abbondare. Vedo del fuoco. Non so se sia una cosa ottima o qualcosa di negativo, però io vedo del fuoco. Vediamo, lontananza. Perché se non va mi cavo come una bestia. E intanto molto bene, benissimo, molto bene. Manca quasi un minuto alla fine, per cui ti avviso che manca praticamente 1 minute at the end of this challenge.
io ho praticamente completato la mia montagnolas. Anzi, a dire il vero, l'ho completata. Ok, piazziamoci qua il minecart. E qui qualche redstones. Intanto mancano 30 secondi, ti avviso. Oh, perché? Mondo crudele. Pensi di avere molto più tempo? Cioè, di aver bisogno di tanto tempo? No, sono partito male io e... Ok, io l'ho terminata. Dimmi te quando scade il tempo. Sì, mancano 5 secondi, 4... 3, 2, 1. Il tempo è esaurito. Se hai bisogno di fare qualche altro ultimo ritocco, ti do magari una trentina di secondi così. Ultimissimo ritocco. Ok. Ci sei? One minute. Trank, trank. A posto? Sì. Boh. Ora, questa qui era mia sorella che rompe le palle come sempre, naturalmente. Molto bene, dai, dimmi dove si parte che mi piazzo il Minecraft e adesso parto. È questo la partenza? Sì, dove c'è lì il pulsante. Ok, allora, quindi ragazzi, avete visto le nostre due attrazioni? Dovrebbero funzionare? No. Almeno, teoricamente. Beh, qui piglia fuoco qualcosa, però comunque usare la roccia no, magari. Adesso. Vabbè, dai, ti lascio ancora qualche secondo. Perdonate la mia ignoranza minecraftiana. Ok, mi sembra a posto. Molto interessante questa attrazione. Ci sei? Sì, fai pure partire. Faccio partire lì, no? Ah, buon. Ok, ora proviamo l'attrazione di Stefano. Presumo che si salga qui. Ci sei? C'è una parte che ha ancora preso fuoco, devo rifarla. Stupido. Oddio. Perché esiste fuoco? Devi morire. A posto? Sì, a posto. Boh, non volevo provare un'attrazione senza che fosse pronta, per cui avviate un po' di pazienza. Io parto, schiaccio il pulsante. Fantastico. Schiaccia? Schiaccio, schiaccio, sono partito. Oh, nel fuoco! Questa visuale qui in terza persona. Piccolo problema tecnico. Ah, ok, premo la freccia, vado. Discesa. Amazing. Ora, speed. Qui entro nel masso, non so cosa sia successo, mi sono buggato nella roccia. Che cavolo hai fatto a buggarti nella roccia? Mi sono buggato in questo spigolo qua. Vabbè, dai. Tutto sommato è stato anche un successo questa attrazione. A parte per il fuoco. A parte per il fuoco che l'ha bruciata. E per la giostra che si è incastrata nello spigolo di questo ponte. Però dai, diciamo stare. Che non è la giostra di Gardaland, però dai. Esatto. Beh, era ottima questa idea di passare nel fuoco e bruciarsi un po' le chiappette. Ora vieni a provare la mia. Ecco, questa qui io l'ho sviluppata un po' più sull'altezza. Ah, c'è già pronto il minecart. Sì, sì. Tu sali che ti schiaccio io il pulsante. Prego, mettiamo una visuale F5. Ora siete pronti per partire sulla giostra montagna russa di Tolafra. 3, 3, 2, 1. Spintarella. E parte. Molto bene la salita. Ti piace? Sì, dai, questi tornanti, ora speriamo che funzioni qua perché... Oh, ha funzionato! Ora. Il super salto, ragazzi, qui. E qui la discesa. E poi si ritorna alla partenza. Poi se si vuole si parte tutte le volte che c'è voglia. Boh. Niente ragazzi, queste sono le nostre due giostre. La sua è un po' più spettacolare con il fuoco, con gli effetti speciali. La mia punta un po' più sull'adrenalinicità. Altra parola che probabilmente è stata acquisita dal linguaggio dello zambesi. Ora non fare... qui bruciamo tutto, vabbè tanto... niente, da Tolafra è tutto, vi saluto assieme a Stefano. Bella. E ci vediamo alla prossima. Ciao.